Per noi era una grande emozione, quello che abbiamo anche cercato di capire dalla gente che è venuta qua, che c'era qua alla fine, era un'esperienza indimenticabile. Alla fine la giornata era piena, piena, perché il Papa è venuto qua verso le 4 o alcuni minuti prima delle 4, ha incontrato un po' la realtà che c'era nella parrocchia, allora ha incontrato i malati. L'emozione di incontrare il pontefice nella propria comunità è sempre grandissima, come racconta Don Daniel della parrocchia di San Cirillo a Tor Sapienza, nella periferia della capitale. San Cirillo è l'ultima chiesa di Roma visitata da Papa Francesco lo scorso 1 dicembre. La prima è stata Santa Elisabetta e Zaccaria a Prima Porta. È stata un'emozione, una grande emozione, ma non solo per noi come del clero, ma soprattutto anche per la gente della parrocchia, parrocchiani, che sono stati molto, molto contenti della vita del Papa. Quindi è stato un evento che ha richiamato un po', ha risvegliato un po' tutta quella zona. Però la felicità che si prova nel vedere il pontefice celebrare messa o cresimare i propri fedeli o soltanto fermarsi a parlare con loro a pochi passi dalle abitazioni è indescrivibile. Venirci lui a trovare è molto bello, molto, molto carino proprio. È una gioia particolare, anche andarla a trovare sicuramente, però venire, lui che viene qui a trovarci personalmente a tutti i parrocchiani è stato molto contento. Per me che ci sono stato anche a Santa Marta, io credo che il Papa venendo alla comunità, alla nostra comunità, venendo qua a visitarci, è un'emozione più grande dell'andare là con un gruppo.